Amici sportivi, un caro saluto da Andrea Anselmi, siete collegati con il rettangolo da gioco del centro sportivo di Via Maso della Pieve a Bolzano per assistere al debutto stagionale, la prima partita di campionato della formazione Giovanissimi Professionisti anno 2004 dell'FCE Südtirol che si misurerà con il Monza. Da parte di un calciatore del Sutil, lancio in profondità per Gambato, che ha lo spazio per la conclusione, la bella parata a terra di Calvanese. Sull'Agner pronto alla battuta, chiama uno schema, pallone a spiovere, bello sul secondo palo, la conclusione di petto di Bacher, l'intervento ancora di Calvanese. Fallo laterale, c'è Naci alla battuta e servizio per Gambato che controlla e si gira ancora la conclusione di Gambato. Ancora Sutil, molto aggressivo, attenzione. Thomas Biuladio che si fa spazio, prova a trovare Pertugio Bertino che lo fa partire in questo momento. Il pallone Gambato, l'apertura intelligente per Lechl che può puntare l'area di rigore, rientra sul destro, il suo tiro, la parata ancora di Pecoraro, questa volta in due tempi. Ora Bacher molto bene l'intervento di testa, c'è un varco centrale per Bioadu che lancia in profondità Pecoraro, quale va anche in gol, ma c'era stata precedentemente l'assegnazione del direttore di gara che ha ravvisato un fuorigioco. De Jaco, poi quello risolutore di Vasilico che lancia, Gambato che viene a contrasto con Calvanese, per Gambato. Attenzione intanto alla conclusione di poco fuori misura di Dell'Orti, piazzato, battuto immediatamente da De Jaco in direzione di Gambato, il controllo, la conclusione in diagonale. Poi Bioadu, palla in verticale per Gambato, la conclusione ancora in diagonale. E ancora una volta non trovo lo specchio della porta. A quel punto ho dovuto cercare una soluzione diversa, ovvero il passaggio retroso, e proprio in questo momento arriva il duplice fischio di chiusura del direttore di gara che comanda la fine del primo tempo. Si riparte, inizio del secondo tempo del match della categoria Giovanissimi Professionisti 2004, girone lombardo. Già troppo perde il pallone, attenzione al Monza che prova la conclusione, la parata di Passerella senza problemi sul tiro di Banfi. Napolitano da questi ancora a Leone che entra in area, suo sinistro centrale, facile preda di Passerella, si mette in moto le sue lunghe leve, velocissimo sull'out di sinistra, spazio ancora per avanzare, rientra sul destro, servizio dalla parte opposta per Polli che indugia prima di concludere, viene contratto al momento del tiro per Polli che di prima va al cross, il colpo di testa di Bioadu che non inquadra la porta, recupera il pallone. Ancora Gambato, il traversone centrale, prova di forza Marta, vince il contrasto, poi Lech, la conclusione, la gran parata da parte di Calvanese, azione tambureggiante. Buona sponda di testa di Gambato per Polli che prova a restituire il pallone a Gambato, il controllo, mancino di Gambato, pallone che gli si allunga, la conclusione, poi il pallone che è terminato sul palo. Lancio di De Jaco per Gambato che vince il duello di forza, il tocco sotto il gol. Attenzione a Dell'Orti, il traversone, il tentativo poi mancino da parte di Armando e la gran parata di Passerella. Attenzione a Polli che può distendersi sulla destra, proprio in questo istante arriva il triplice fischio di chiusura del direttore di gara categoria Giovanissimi Professionisti 2004 Südtirol, che si impone sul Monza con risultato finale di 1-0 in virtù della marcatura al 30° della ripresa di Kifli Gambato.